Buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento alla Fiera di Roma. Siamo in diretta al Forum della Pubblica Amministrazione, la più importante fiera dedicata al settore pubblico italiano. Questo spazio video è dedicato al tema della PA che si vede, video e multicanalità nella pubblica amministrazione, quindi affronteremo il tema di come la pubblica amministrazione si approccia alla produzione video e come la distribuisce, che tipo di ritorni ha. Ho il piacere di presentarvi con me due importanti esponenti della pubblica amministrazione nazionale. Abbiamo con noi la dottoressa Alessandra Fornaci dell'INPS, ben trovata, ufficio stampa, e poi abbiamo il comandante Cosimo Nicastro della Guardia Costiera Italiano, ben trovati. Buongiorno. Con loro parleremo della produzione audiovisiva, in particolare mi rivolgo subito all'INPS e di come si è approcciato in questa avventura della produzione audiovisiva un ente così importante e così ramificato sul territorio. L'istituto ha sempre avuto una grande attenzione alla multicanalità nell'erogazione dei servizi agli utenti e quindi diciamo che ha colto nel così, multimediale un'opportunità anche per trovare un linguaggio un po' più semplice, più diretto per far conoscere i servizi ai cittadini. Però per arrivare a questo obiettivo ovviamente bisogna cominciare sperimentando e quindi noi abbiamo cominciato molto gradualmente a sperimentare all'interno l'utilizzo della multimedialità nella rete intranet attraverso lo sviluppo dapprima dei servizi di rassegna radio TV e poi gradualmente anche con un nuovo spazio informativo interno dedicato proprio al personale che si chiama Fatti e Notizie, è uno spazio multimediale che ospita anche materiali appunto di campagne per esempio che vengono condivisi all'interno. L'obiettivo di questo spazio era allineare soprattutto la comunicazione verso l'esterno dei vertici dell'istituto in una fase di cambiamento importante coinvolgendo tutto il personale in questo processo di trasformazione. Ne parleremo fra breve. Comandante Cosimo Nicastro, la Guardia Costiera è inutile dire cosa fa, di cosa si occupa, ma soprattutto come nasce l'idea di una produzione audiovisiva dedicata alla vostra amministrazione? Ma da qualche anno, diciamo da una decina di anni, la Guardia Costiera tenta di comunicare attraverso canali sempre nuovi. Infatti una decina di anni fa ci fu riconosciuto un servizio, il servizio internet, che ormai quindi è da una decina di anni che viene fornito a tutti gli utenti del mare, attraverso il quale si riesce a dare informazioni anche in tempo reale su quello che accade in Italia, lungo le coste, nei porti, quindi negli snodi anche importanti che poi riguardano un po' tutti i cittadini che sono interessati al mare e quindi che si affacciano anche sul mare. Quindi è da qualche anno che l'attenzione verso la comunicazione è sempre più alta. La produzione audiovisiva è un altro canale che viene utilizzato per comunicare, per cercare di far elevare quella cultura del mare che ci si aspetterebbe in un paese come il nostro, che è circondato dal mare per 8.000 km di coste e del quale però purtroppo ci si ricorda del mare soltanto in un periodo dell'anno che va da maggio a settembre, dimenticando che il mare, l'economia del mare, tutto ciò che noi utilizziamo ogni giorno arriva dal mare. Non dimentichiamo che quasi il 90% delle merci del mondo viene trasportato via mare. Quindi un'attenzione nei confronti del mare a 360 gradi è un tentativo di stabilire un contatto sempre più diretto con il cittadino e farlo avvicinare in maniera anche più semplice all'istituzione che è la Guardia Costiera, che ricordiamo ha compiti operativi, ricerca e soccorso, tutela dell'ambiente marino, controllo della filiera ittica e sicurezza della navigazione, ma svolge più di 1 milione di pratiche amministrative all'anno, quindi a diretto contatto con il cittadino e con tutti coloro i quali poi hanno bisogno dello sportello unico del mare, che sono le capitanerie distribuite lungo tutta la nostra costa e che si interfacciano con tutti coloro i quali per qualsiasi ragione
hanno bisogno di parlare con qualcuno che rappresenti l'anello di congiunzione con il mare, e mi riferisco a professioni marittime ma anche ai diportisti, quindi a tutti coloro i quali a vario titolo frequentano le nostre coste. Comandante, voi avete anche tra le vostre finalità quella del soccorso. Come la multicanalità può aiutare? Faccio un esempio. Da tanti anni vi vediamo per esempio alleati di alcuni broadcaster nazionali, mi viene in mente la RAI su alcune trasmissioni, la domenica piuttosto che il sabato pomeriggio, mi sembra che si chiami Linea Blu. E quello sicuramente aiuta anche il cittadino a percepirvi, a vedervi diciamo al di là della divisa come persone ma come alleati. Il web da questo punto di vista aiuta, e in che modo? Sì, il soccorso è la missione prioritaria della Guardia Costiera. Noi da tanti anni perseguiamo appunto l'obiettivo di far sì che il cittadino identifichi noi come l'interfaccia per le situazioni di emergenza, ma questo non per una questione di immagine, ma una questione operativa. Qualora la persona che ha bisogno di aiuto si trova in mare, è importante che contatti noi direttamente, perché noi abbiamo bisogno di informazioni precise, tecniche, che ci consentono di intervenire in maniera più diretta. Naturalmente, non c'è l'incrocio in mare, quindi bisogna esatto, dare quindi delle spesso precise. E a volte è capitato che vengono allertate altri colleghi, altre istituzioni, che poi riportano le notizie, le informazioni a noi, e quindi c'è un passaggio in più che ovviamente in situazione di emergenza deve essere evitato. Questo cosa significa? Che noi attraverso queste collaborazioni con Linea Blu sulla RAI, Pianeta Mare su Mediaset, cerchiamo di identificarci nell'interfaccia con cui il cittadino deve confrontarsi in situazioni di emergenza in mare, e spesso lo facciamo parlando del numero blu, il numero 1530, che è il numero per l'emergenza in mare, al quale risponde direttamente la Guardia Costiera. Lo facciamo attraverso canali televisivi, ma lo facciamo anche attraverso il web, dove da ultimo, ecco, proprio per arrivare anche all'attualità, abbiamo sviluppato anche un'applicazione che è utilizzabile sugli smartphone e sui tablet, che consente in un solo click di inviare una chiamata d'emergenza alla nostra centrale operativa, e attraverso ovviamente un sistema GPS fornisce anche la posizione, geolocalizzazione in mare, quindi lei può capire, soprattutto per i tanti diportisti della domenica, ahimè, che spesso pensano di trovarsi in un posto e invece si trovano in tutt'altra località, quanto sia importante per noi ricevere un'informazione che arrivi direttamente a noi, ma supportata anche da un sistema tecnologico che bene o male ci dica dove andarli a salvare. Naturalmente. Entrambe queste amministrazioni hanno partecipato quest'anno al premio La PA che si vede, la TV che parla con te, la 7ª edizione di questo premio. Con che produzione l'INPS si è presentata, si è candidata? Dunque, noi abbiamo partecipato quest'anno a 3 categorie del premio. La categoria video promozionali, con un video diciamo per promuovere il riscatto della laurea, che abbiamo intitolato Non è mai troppo presto. E un altro video, diciamo, che abbiamo realizzato in occasione anche dei 150 anni, diciamo, dell'Unità d'Italia, sull'archivio storico dell'INPS, per far conoscere appunto questo patrimonio di documenti anche molto antichi, che fanno parte dell'identità dell'istituto, quindi anche un'attività, se vogliamo, di comunicazione istituzionale. Infine, nella categoria servizi interattivi, abbiamo presentato un video sui servizi per il lavoro domestico, proprio dedicato a far conoscere i servizi online per le comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro. Ok, queste candidature, se non sbaglio, voi siete stati chiamati ad intervenire e a ritirare un premio oggi, di cui avrò l'attenzione di non dire come siete stati classificati, certo, in entrambi i casi, perché lo sapremo solamente nel pomeriggio. Però ecco, siete stati chiamati a ricevere un premio relativamente ad un video in particolare. Sì. Questo video è un fumetto, un cartone animato. Sì. Ecco, come l'idea di un cartone animato? Dunque, in realtà IMSS ha sempre comunicato all'utente, in passato, quando diciamo si utilizzavano soprattutto supporti cartacei,
con delle guide che avevano una grafica proprio incentrata sull'utilizzo del fumetto, che doveva in qualche modo richiamare la tradizione del fumetto. Esattamente, dire che comunque viene anche un po' percepito nel solco di una tradizione, diciamo anche un po' elefantiaca, mi viene a dire, con tutte le sue diramazioni sul territorio, addirittura una tradizione nel fumetto. Sì, nel senso che appunto c'erano queste guide che rappresentavano un po' le situazioni tipo dell'utente, e quindi anche per porgere il contenuto in maniera più così più semplice, più fruibile. È estremamente breve, ho notato. Esatto. E in realtà aiuta a un primo approccio, in realtà è quasi un vatti a vedere il sito, no? È quasi un messaggio, vai a utilizzare il servizio online. Esatto. Quindi possiamo dire che in qualche modo lo sforzo di produzione audiovisiva aiuta ad avere una comunicazione immediata, però anche a far percepire i tanti servizi online che sono presenti. In particolare ci premeva cominciare dai servizi per il lavoro domestico, in quanto hanno una platea notevolissima, molto ampia e diversificata anche dal punto di vista delle fasce di età, e diciamo la scelta di far conoscere i servizi online, di far capire anche attraverso i messaggi dati alla fine del video che si possono utilizzare questi servizi anche chiamando il contact center per le fasce meno diciamo così abituate a utilizzare ovviamente da solo il computer, ci sembrava una cosa molto importante per fare avvicinare gradualmente gli utenti ai servizi online. Invece la Guardia Costiera quest'anno si è distinta in particolare per due video, pur avendone candidati tre se non sbaglio. Esatto. I due video sono uno sul servizio interattivo attraverso la presentazione di una applicazione molto interessante su iPhone, iPad, quindi mondo Apple, diciamo. Esatto. E naturalmente auspichiamo che questa applicazione venga estesa anche agli altri cellulari e gli altri smartphone. E poi con la nota trasmissione, ecco, relativamente alla nota trasmissione mi viene in mente un film con Kevin Costner, se non sbaglio, no? La trasmissione televisiva, una produzione audiovisiva, che tipo di impatto ha sul cittadino? Ma diciamo che la trasmissione a cui lei fa riferimento, che entra nella rosa dei candidati al premio, è Navigare Informati, e nasce ormai 12 anni fa da una collaborazione tra la Guardia Costiera ed una società privata che è Mediaset, con la quale una collaborazione quindi che ci lega ormai da un'esperienza decennale. Diciamo che ormai siamo arrivati a poter dire che quando appare la prima puntata di Navigare Informati la gente sa che inizia dall'estate, perché la trasmissione fa respirare proprio aria di estate, inizia infatti il primo weekend di giugno e viene trasmessa in tutti i weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, su tutte le reti Mediaset fino alla fine di settembre, e ha lo scopo di fornire notizie utili, aggiornate su quello che accade nei nostri mari, quindi regate, avvisi di pericolosità, informazioni utili per i naviganti, ma non solo per i naviganti, anche per tutti coloro i quali intendono trascorrere un weekend al mare. Andiamo in video con nostri ufficiali, quindi ufficiali e sottufficiali, quindi personale del corpo che è prestato un po' a questo mondo dello spettacolo e della comunicazione, e con testi ovviamente che scriviamo noi, perché sono informazioni che riceviamo proprio dal mare, informazioni dai nostri uffici periferici, e con ovviamente il supporto della professionalità di Mediaset, che ci mette a disposizione gli studi e tutta la professionalità che richiede una trasmissione impegnativa, sulla quale è lunga, lunghissima, anche lunga. Perché sono 18 puntate, cioè 18 weekend, e quindi 18 puntate che vengono trasmesse per tutta l'estate, con 18 pillole clip sulla sicurezza in mare che noi registriamo in mare sulle nostre motovedette, e quindi un'esperienza consolidata che si arricchirà a breve anche di un'applicazione, anche in questo caso un'applicazione per iPhone, che darà la possibilità di guardare le puntate, le clip, anche in modalità remota, quindi anche dal cellulare. On demand, diciamo, a chiamata. Anche in mare, eventualmente. Perfetto, e quindi utilizzando quelle informazioni anche in qualunque posto uno si trovi. Ecco, ecco riferimento a quel film, no, di Kevin Costner, lei se lo ricorda? Ma guarda, io l'ho visto quasi in anteprima in Italia, perché fummo chiamati ad una consulenza nella traduzione, i doppiatori ci chiamarono per una consulenza nella traduzione di alcuni termini tecnici, ovviamente, che noi usiamo quotidianamente nei vari salvataggi e soccorsi, in italiano. E quindi fu un'esperienza vero che ricordo con piacere.
Benissimo, beh, allora con questo scoop, io veramente non immaginavo che anche noi avessimo in qualche modo il nostro Kevin Costner tra la Guardia Costiera. Ringrazio veramente i nostri ospiti di aver partecipato a questo breve spazio, Alessandra Fornaci dell'INPS, a cui faccio un grande in bocca al lupo anche per lo sviluppo di questa produzione, e chiaramente invece in bocca al lupo per il consolidamento della vostra produzione, comandante, e in bocca al lupo alla Guardia Costiera. Arrivederci. Grazie, arrivederci.